Aldo è uno di quelli che non ha bisogno di presentazioni, quindi non lo presento, ma stasera parleremo di lui, di questo suo nuovo libro che si chiama Le mie verità nascoste, quindi sarà solo una presentazione, ma molto più dettagliata e soprattutto ricca di aneddoti, di ricordi, di memorie, perché il suo libro è un'autobiografia, come anche scritto, è qualcosa di molto diverso dalle consuete autobiografie rock, che sono magari più dedicate all'analisi dettagliata degli episodi di trasgressione, mentre Aldo invece è un fatto che raccontare, guardando anche però al futuro, questo è un elemento importante. Facciamo un passo indietro e torniamo al progressive rock, che sarà l'elemento, il filo conduttore di questa chiacchierata e anche del concerto di stasera. Concerto che sarà chiuso dal tributo al Banco del Mutuo Soccorso da parte di Limica Acquisicure, formazione ferrarese, che da qualche anno si sta dedicando proprio all'omaggio, alla rilettura dei classici del banco, con una motivazione ancora più forte questa sera, la scomparsa di Francesco Di Giacomo, storica voce del Banco del Mutuo Soccorso, che è venuta a mancare praticamente un mese fa. Con Aldo parleremo anche del suo rapporto con Francesco, perché come Francesco Di Giacomo anche Aldo è una delle grandi voci del progressive italiano. Ma io troverei anche il termine progressive, parliamo di grandi voci della musica italiana, ecco, al di là delle etichette, al di là dei vantaggi che possiamo assegnare. Parlare di progressive rock è qualcosa di molto importante, io lo faccio spesso perché nella mia attività giornalistica, pur ascoltando e scrivendo un po' di tutto, il progressive poi è un'antica passione alla quale mi dedico anche con qualche libro. L'ultimo è proprio questo qui sui King Crimson, uscito per Arcana, la stessa casa editrice dell'autobiografia di Aldo. Con i King Crimson ho attraversato un po' tutta la loro discografia, in particolare analizzando i testi, questa è la collana testi commentati, e i King Crimson sono stati grandi iniziatori del progressive rock, con la partita del loro primo disco, ricordo, per Crimson King, del 10 ottobre del 1969, data cardine per la storia del rock. I King Crimson lanciarono questo nuovo linguaggio, questo nuovo modo di interpretare il rock, che era un modo inglese, europeo, ed era una lettura assolutamente rivoluzionaria e innovativa, perché per la prima volta si rompeva il formato piuttosto angusto della canzone, ci si apriva alla musica classica, al jazz, alla sperimentazione, si scopriva la lunga durata delle suite, che spesso addirittura coprivano non solo un'intera facciata, ma se ricordiamo anche questa break dei Cetrodà, addirittura due facciate, un intero disco, era un unico brano senza soluzione di continuità. Dai King Crimson, è chiaro che il passo alla sorta di corrispettivo italiano è facile, perché come i King Crimson in Inghilterra hanno mosso questo primo passo, in Italia nella primavera del 71 Le Orme, con il loro disco d'esordio, o meglio, con il loro secondo album Collage, poi una sorta di disco d'esordio perché c'era stato un predecessore, parleremo anche di questo, ma con Collage si inaugura quella che è la grande stagione del progressive italiano, termine che all'epoca non esisteva, era un termine usato solo in Inghilterra, in certi ambienti. In Italia poi un termine che è stato usato successivamente, all'epoca si parlava semplicemente di pop. Quello che Le Orme hanno realizzato dal 71 è un capitolo importantissimo per la nostra musica. Aldo lo ha ripercorso in questo suo libro Le mie verità nascoste, ha parlato però non solo di Orme, ha parlato anche della sua storia, della sua vita, raccontandolo chiaramente in un'ottica molto memoriale. C'è molto di te, c'è molto della tua infanzia, c'è molto delle tue origini. Impulses Arte, l'associazione che ha organizzato questo incontro, ringraziamo Nicola Bassani che sta facendo le sue riprese, ha voluto pensare proprio a questo collegamento. Stasera il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, che è anche un concerto di Aldo in acustico. Adesso invece ci concentriamo esclusivamente su questo libro, che è stato curato in particolare da Gloria Tavagliero, la figlia di Aldo, che è presente anche questa sera, e del giornalista ovvero presente Giampaolo Saccomanno, che hanno raccolto le memorie, queste verità nascoste di Aldo. La prima cosa che voglio chiederti è: c'è stata la separazione dalle Orme, c'è stato il tuo disco della pietra nel vento, questo nuovo album, L'angelo rinchiuso, e poi questo tuo approfondimento con un libro. Come mai, innanzitutto? Perché questa esigenza di confrontarti con il racconto? Va bene, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qua. Diciamo che non era nei miei progetti scrivere un libro, anche perché mi dicevo da anni che non avrei mai scritto un libro, visto che i libri ormai li scrivono tutti, cioè,
e quindi non volevo, come dire, inflazionare il mercato del libro. In realtà poi i due giornalisti, Omero e Giampaolo, e mia figlia, gli hanno fatto capire che tutto sommato era bene che la gente mi conoscesse più profonditamente, perché un conto è un gruppo, c'è la storia del gruppo, quindi gli individui, diciamo. In qualche modo i vari individui vengono un po' trascurati, effettivamente, e quindi questa era un'occasione per parlare di me, ma soprattutto anche, ecco perché parlo molto della mia infanzia, di dove sono nato, eccetera, eccetera, perché se molto spesso i giovani insomma, non sanno da che mondo veniamo, cioè da che mondo viene la mia generazione, un mondo completamente all'opposto di quello di adesso. Quindi leggendo il libro, in questo libro mi farebbe piacere appunto che i giovani comprendessero, capissero, e quindi dessero, quando io dico che siamo stati dei pionieri, ecco, dal libro si capisce perché, insomma. E io mi ricordo che avevo letto una volta una cosa su una biografia di John Lennon, il quale diceva che per imparare gli accordi della chitarra doveva farsi qualche chilometro, magari un tram, eccetera, eccetera, per andare a provare un ragazzo, non so, coetaneo, che magari conosceva il re settimo, il sol settimo, altre cose. È vero, perché è successo anche a me. Quindi, poi, addirittura John Lennon dice che ascoltava la musica sotto le coperte dal letto, perché ascoltava Radio Luxembourg e l'onda della radio andava e veniva, quindi aveva bisogno di un po' di isolamento. Ecco, questo è il mondo dal quale noi siamo venuti, e che però è stato un mondo che ci ha dato molta energia, molta voglia di fare, e molto entusiasmo, e un entusiasmo che fortunatamente mi sento di affermare che ho tutto. Quasi 70 anni, insomma, ho ancora voglia di fare, ho voglia di scrivere, e l'angelo rinchiuso per il mio ultimo lavoro è la testimonianza di questo entusiasmo e di questa creatività. La cosa più interessante di questo libro di Aldo, a mio avviso, è proprio la parte iniziale, perché c'è una lunga, ma molto piacevole, memoria di quei primissimi tempi. Venezia non era Milano, non era Roma, non era Napoli, non era una delle città nelle quali la nuova musica italiana aveva attecchito immediatamente, quindi il tuo racconto parte anche dalle difficoltà di quel periodo, con anche aneddoti molto simpatici, perché magari i più giovani non immaginano che all'epoca essere convocati in un gruppo poteva venire anche perché il ragazzo in questione aveva il furgone, aveva la macchina, aveva l'amplificatore. Soprattutto andavano molto forte i batteristi che avevano una batteria, quindi non serviva a essere un batterista, essere bravo a suonare, l'importante è avere la batteria, possibilmente anche la sala prove. È come il padrone, no? Il padrone di solito è di proprietà di uno che magari non gioca neanche tanto bene, però è in squadra, va bene, perché è il proprietario del padrone. Credo che sia successo qualcosa del genere anche a Renzi, mi hanno detto, eh? Renzi, è il nostro. Io sono fedatissimo sulla tua biografia, ma su quelle di Renzi no. Se sei quasi renziano, magari c'è Ho sentito un'intervista del suo allenatore, ex allenatore della Renzi. No, ma per dire che così è un po'. Senti, c'è tutta questa cosa importante da dire. Il titolo Le mie verità nascoste fa riferimento a una canzone storica delle Le mie verità nascoste del 76, e ogni verso di questa canzone dà il titolo a un singolo capitolo, per cui c'è questo gioco anche molto simpatico, e in particolare tutta la prima parte, che si chiama Impronte nella pietra, è dedicata alla tua attività musicale. Attività musicale che nasce in quella Venezia della prima metà degli anni 60. Che cosa significava all'epoca, nel periodo in cui c'era fortissimo il conflitto tra genitori e figli, c'era un fortissimo conservatorismo, perché era l'Italia pre-68, cosa significava cominciare a suonare e fare musica, e poi in realtà non era musica strettamente italiana, ma prendeva spunto da Liverpool, ad esempio? Assolutamente, sì. Noi, il rock italiano è nato, come dire, da ispirazione inglese più che altro,
americana, ma soprattutto inglese. Quindi poi insomma, tutti i gruppi hanno cominciato piano piano a trovare una loro strada e a sfruttare il bagaglio musicale nostro italiano, che è fatto di musica classica, che è fatto di musica popolare, che è fatto di cose di questo tipo, insomma, ecco, molto, molto appunto italiano. E quindi è nato il progressivo italiano che insomma poi in un secondo momento è stato come dire valutato, rivalutato, valutato anche insomma, dai colleghi stranieri e adesso è uno dei generi, il progressivo italiano uno dei generi più apprezzati anche nel mondo. Tu però non eri destinato a fare musicista, no? Racconti anche delle tue origini familiari, la porta con tuo papà che era un artigiano del vetro, come è nata poi questa voglia di smarcarsi dalla famiglia? Ma sai, sono quelle specie di folgorazioni che insomma, nascono così, molto spesso non si sa dare una spiegazione, però diciamo che quando dal momento in cui ho detto voglio fare il musicista, musicista è una parola grossa, voglio fare il suonatore di chitarra, va bene, da quel momento lì diciamo che è stata la cosa principe di tutta la mia vita, la mia carriera, e la fortuna di entrare in un gruppo come Le Orme, che secondo me poi visto anche con gli occhi del passato, appunto, degli anni che sono passati, guardando indietro, devo affermare che Le Orme sono state veramente un piccolo grande gruppo, perché noi ci siamo dedicati a questo tipo, a questo lavoro, insomma, al gruppo, quindi alla musica, in maniera proprio totale, per molti anni, e quindi cercando strade nuove. Infatti noi abbiamo sempre cercato di non fare mai i dischi uno uguale l'altro, ecco. Quindi ogni disco ha una sua caratteristica, è caratterizzato da qualche cosa di diverso. Questo vuol dire che la ricerca era alla base poi di tutto quello.